Ciao a tutti e buona Pasqua. Questo è il video che aspetto tutto l'anno di registrare, in cui apriamo insieme le uova di Pasqua. Però quest'anno è stata un'impresa veramente ardua trovarne qualcuno, insomma, di quelli che mi interessavano di più. Al supermercato, poi non potendo comunque allontanarsi in altri comuni, insomma, abbiamo dovuto cercare, io sono rimasta in casa, ho mandato mio marito a cercare le uova di Pasqua, ma non si trovava niente. E all'Esselunga, alla fine mi hanno trovato uno all'Esselunga e poi ancora un altro, ma insomma, tutti quelli che io speravo di trovare, niente. Infatti volevo quello con i peluche, con i trudini, oppure non so, Hello Kitty. Ho visto che c'erano anche delle uova di Hello Kitty, ma in giro proprio niente. Cioè, l'unica uova che c'erano erano quelle Kinder o comunque quelle per i bambini dei vari cartoni animati, quindi niente. Quindi quest'anno purtroppo ne abbiamo ad aprire solo due. Allora, ne ho qui uno preso appunto all'Esselunga, che deve essere buono con tutte queste nocciole. C'è scritto che c'è anche una sorpresa, quindi vediamo. Non è proprio il luogo adatto per aprire uova di Pasqua, ma vabbè, come vi ho già detto, ho qui o niente. Eccolo qua, l'ho letto. Questo deve essere più buono. Adesso spargerò cioccolato sotto il mio tappeto. Dai, è ora di merenda, quindi. Tanto è Pasqua, la dieta si fa da martedì, giusto? Che profumo di noccioline! Questo è proprio duro duro. Mi sa che non ce la faccio io ad aprirlo così. Lo devo sbattere per terra. Mamma mia. Aspetta che è durissimo. Mi ci vuole il martello. Porca miseria. È troppo duro, lo rompo e poi torno. Ce l'ho fatta. Ho dovuto sbatterlo per terra veramente. C'è un sacchettino dentro. Cosa sarà mai? Oh, bella. Beh, intanto bisogna assaggiarlo. La posso fare. Buonissimo, meno male, perché questa è anche una marca che non conosco. Parenti. Buonissimo. C'è dentro una, secondo me è una penna di quelle per telefono, per iPad. Guardate che carina. Questo qui secondo me è proprio per l'iPad, sì. Che è successo? Era successo qualcosa. Però si apre pure. Quindi anche una penna normale. Ma fa una penna normale? Ah, no, si svita? No, non si svita per niente. Sono un po' imbranata, lo so. Cos'è questo?
Vedete? Cioè, praticamente togliendo questo qui diventa una penna vera. Che non scrive, ovviamente. Non scrive. Eccola la scrive. Quindi può essere sia una penna normale che una penna di quelle per telefono o iPad. Bello, poi questo bel verde, bello, originale come regalo, mi piace molto. Poi, ultimo, secondo e ultimo uovo, questo qua di Baoli. Infatti avevo chiesto a mio marito di prendermi un uovo col cioccolato fondente, perché il fondente si può sempre utilizzare per fare dei dolci, delle torte, rispetto al cioccolato al latte che è più dolce. Quindi non si, no, no, qui non si butta via niente di sicuro e si riesce ad utilizzare la cioccolata per fare altro. E boh, c'è scritto qua che questi dovrebbero essere i regali, o un gioiello comete o la pochette. Secondo me io troverò questa, se va bene, che gioielli mai. Vabbè, cerchiamo di aprirlo. Parlavo anche con mia mamma e dicevo, insomma, già dovevamo stare rinchiusi in casa, già siamo tutti un po' tristi, poi non trovavo nemmeno l'uovo di Pasqua che desideriamo, insomma, non è che chiediamo tanto, un uovo di Pasqua. Vabbè. Bello grande. Che bello, guardate che bello, lucidissimo, voglio esportare il mondo. Guardate quanto è bello questo qua, super lucido, mi dispiace romperlo. Vediamo. Ma io sono veramente un mago. Sono un mago, io lo sapevo. Lo sapevo cosa c'era dentro l'uovo, non avrei neanche dovuto aprirlo. Cioè, trovare la collanina con mete o un braccialetto? No, era chiedere troppo. Vero che le colleziono le pochette, però insomma, non so, non mi sembra neanche un granché. Che delusione. Perché? Vabbè, so di non essere molto fortunata. Vabbè, qui cosa c'è scritto? Bello. Novità. Novità di quest'anno. Cosa c'era? Cioccolato al latte con granella di nocciole, cioccolato, grandi firme, immagini. Questo cos'è? Cioccolato bianco. Novità della Pasqua, ma che novità! Ma che novità, quest'anno niente si trovava. Vince una vacanza da sogno all'Eden Village. No, no, non si fa così, eh. Vabbè, quindi con tutta la mia delusione vi saluto. Vi auguro ancora buona Pasqua e mi raccomando, non mancate il prossimo video. Un grande bacio. Ciao!